Il rapporto tra carcinoma prostatico e diagnostica per immagini nasce complicato. Nasce complicato perché prima degli anni Ottanta, era un dominio assoluto del dito dell'urologo. Non c'era in diagnostica per immagini un sistema per fare diagnosi di cancro della prostata e addirittura le biopsie venivano fatte sotto guida digitale, che non era elettronica, ma sotto il dito indice, e quindi non avevamo niente da dire. Però nei primi anni 80 nasce l'ecografia, ecografia che ha un successo clamoroso e si è pensato, tutti noi, di aver trovato un sistema per fare con affidabilità la diagnosi di tumore di prostata e addirittura la possibilità di fare la biopsia. Poi, ancora a metà degli anni 80, nasce il PSA, che prima non c'era. Il PSA, eseguito in maniera molto diffusa sulla popolazione, ci dimostra che in realtà l'ecografia ha il 50% il nodulo ipoecogeno, il 50% è sostenuto dal tumore, ma ci sono anche a un altro 50% di forme isoecogene che non sono alla portata dell'ecografia. Quindi falsi negativi, ma anche falsi positivi. Se voi vedete, l'ecografia, il PSA ci aveva rovinato la sicurezza che avevamo dell'ecografia, facendoci vedere che erano falsi positivi e falsi negativi. Questo è il dato attuale e praticamente l'ha già detto Giulio Nicita. È un esame di secondo livello ed è già buono così, perché fondamentalmente la urologia e la radiologia europea dice non ha molto senso più farlo. E da solo non indica la biopsia e non serve per la stadiazione, eccetera. È indispensabile per guidare la biopsia. E questo Mazza ci farà vedere la fusion che è la cosa. E per fare un bilancio morfologico e dimensionale, e su questo non c'è dubbio. E il mondo urologico cominciava a organizzarsi, perché visto che noi non eravamo performanti, quindi biopsia per valori alterati di PSA con tecnica randomizzata, che parte da oggi all'inizio che faceva 6 prelievi per arrivare, udite udite, a 24-30 prelievi nella saturation biopsy. E qui, disperazione delle persone, biopsie e rebiopsie, e poi i valori alterati hanno fluttuato nel tempo, perché siamo arrivati a un certo punto, dati USA che dicevano che con un PSA di 2,5 c'è il 25% di tumori, e quindi voi capite che tutti. Poi a Firenze c'è stata una procedura dell'ISPO al suo tempo, ve lo ricordate, di studio di fattibilità, per cui venivano convocati tutti i maschietti per fare la biopsia all'ex CISPO, no? Quello che ora è ISPRO, e al Bar Marisa si ragionava di Fiorentina e di PSA, poi alla fine, no? Ecco, quindi questo sarebbe l'algoritmo. Quindi dei tre esami, quindi il PSA dipende, e dipende perché ce l'ha detto il professor Nicita, che ogni PSA ha la sua storia, quindi va inquadrato in una situazione clinica. L'esplorazione rettale ha un valore predittivo positivo alta, perché se sente qualcosa è molto probabile che ci sia qualcosa, però tanta roba non la sente, anche per motivi di localizzazione, se è anteriore, se è laterale, non la può sentire. E infine la ecografia, abbiamo detto, la togliamo. A questo punto il problema è che cosa scegliamo? Abbiamo fatto fuori l'ecografia, sappiamo, ma io lo rimarco sempre tutte le volte, che la TC, il fatto di prostata, non serve assolutamente a niente, non va chiesta. Quindi la risonanza magnetica. E qui cito il lavoro fatto nel 1996, che però era teso alla stadiazione, a quei tempi, perché era proprio mirato su quello, l'aim del lavoro era la stadiazione,
che però ci dava risultati interessanti e immagini anche estremamente belle, voi le vedete, dove ci sono le freccette, c'è il tumore di prostata, però non è entrata nelle linee guida, bassa specificità, anche se ha un'altissima sensibilità, difficoltà a rispondere ai quesiti, corrispettivo un'immagine all'alterazione biochimica. Identificare le forme aggressive, addirittura si pensa a migliorare i risultati sulla stadiazione. E poi è all'inizio degli anni 2000, inizi 2006-2010, che nasce questa nuova metodica di risonanza magnetica che si chiama diffusione. E l'idea, che non riguarda solo la prostata, perché lo accenno dopo, di fare l'immagine multiparametrica, cioè quindi più parametri insieme per arrivare ad una diagnosi. E nel 2012 nasce il primo standard europeo che prevedeva quattro parametri e invece nel 2015 la correzione, il primo PIRADS in italiano, che vuol dire. E voi vedete, il P è staccato dal RADS perché non è solo per la prostata, se è mammella si chiamerà B-RADS, se è fegato si chiamerà LI-RADS, è proprio un nuovo sistema di fare diagnostica per immagini, che a me piace molto. Quindi di questi quattro parametri del 2012, nel 2015 salviamo la morfologia, scusate, no, questi sono i quattro parametri. Questi sono i quattro parametri che usiamo. Scompare nel 2015 la spettroscopia, perché la spettroscopia è molto complessa, ci vuole il fisico per farla bene presente, e poi abbiamo capito che i risultati non erano particolarmente significativi. Si usava la bobina endorettale. Con il 2015 non si usa più la bobina endorettale, a patto di avere una tecnologia adeguata, e quindi i parametri rimangono in alto. Questo coso non lo tocco neanche, non ero stato io, ma non lo tocco lo stesso. In alto la morfologica, in medio la diffusione, vedete brutte immagini, ma vedete il nodulo nero e bello bianco nei due. Nelle due aspetti della diffusione, e la perfusione, che è un parametro da usare al bisogno, la usa il radiologo al bisogno. Vediamo un po'. Ecco, vedete? Reporting and Data System. Quindi questo è un nuovo modo. E cosa vuol dire? Cosa suggerisce? Perché ora abbiamo, dal marzo del 2019, il PIRADS versione 2.1, quindi è in continua manutenzione. Quindi ci vuole un'apparecchiatura di livello, e lì bisogna essere seri. Con certe macchine, anche di 1,5 Tesla, non si può fare la multiparametrica. In alcune si può fare usando la bobina endorettale, ma non è consigliata. Quindi ci vogliono le macchine importanti. E qui abbiamo la fortuna di avere una macchina fortunatamente molto molto buona. Protocolli di esame, è un lavoro da pignoli, bisogna fare quei piani di scansione esattamente e usare quelle sequenze. Standardizzazione del modello di lettura, cosa dobbiamo vedere e cosa non possiamo non vedere soprattutto, e pesare, numerare, vi farò vedere dopo. Standardizzazione della risposta, una risposta che deve essere molto poco letteraria e molto pesata in termini numerici. Le risposte di una pagina e mezzo con la sibilla cumana, ibis, redibis, nos, moriris in bello, tutti ci si ricorda dalle scuole medie, non andrebbero più fatti. Il radiologo deve dire sì, no, forse, non lo so, non sono in grado, la metodica non è venuta bene, è venuta bene, non è venuta bene, perché se no non andiamo da nessuna parte. E è importante la revisione continua. Partiti nel 2012, cambiato nel 2015, lievemente modificato nel 2019, se no sarebbe versione 3 invece versione 2.1. Ecco, questo è il PIRADS.
La porto, ma non è la sede per andare ad approfondire il modo, le cose che si devono vedere. L'importante è capire però che esistono due modi di lettura diversi per la zona periferica e per la zona transizionale, perché la zona transizionale è la parte più difficile da studiare, perché è normalmente eterogenea, è piena di noduli, ci stanno per forza, mentre la parte periferica è bellina, iperintensa, T2, si vede meglio. Quindi sequenze dominanti diverse, ad esempio, mentre per la periferica sarà la diffusione, per la transizionale sarà la morfologica, perché si va a studiare, un po' come si fa nel polmone, come è fatto il nodulo, se è capsulato, se è irregolare, se c'è l'interruzione della capsula e così via. Ecco, vi fo un esempio. Voi vedete questo nodulino della porzione periferica, lo andiamo a segnare, anche questo ci dice il Piraz. Devo premettere che questo è molto valido e molto importante se non si fa la fusion, perché se si fa la fusion abbiamo l'immagine nativa della risonanza magnetica, ma ci ammazza, e tutto questo lavorino di localizzare non diventa così importante. Però diventa importante invece andare a dare la pesatura di quello che vediamo, e alla fine il 4, probabilmente tumore. E nella porzione centrale, quindi nella porzione transizionale, stesso ragionamento con sequenza dominante, però la morfologica. Vedete che quella è una chiazza, non è un nodulo, è una chiazza irregolare, e questo ci fa pensare che sia un tumore. Quindi andiamo avanti. Questi sono i 5 gradi del Piraz, questi sono importanti. C'è un 3 che è indeterminato, e quando il 3 è indeterminato, di solito si rimanda al clinico, ma molto spesso è opportuno procedere comunque con una biopsia, ma questo dipende dalla storia clinica, dal PSA. Però noi abbiamo la perfusione, quella perfusione che non vi ho fatto vedere, che ci dice se è positivo in perfusione il 3 diventa 4, se è negativo in perfusione il 3 può diventare 2. Da notare però che questa perfusione serve esclusivamente per la zona periferica, perché al solito l'adenoma, che si impregna in maniera dinamica prima della porzione periferica, non ci può aiutare molto. Quindi le luci, luci tante, perché non state a leggere, ma si parla di accuratezza oltre l'80, intorno al 90% della metodica, e quindi è una metodica validata abbondantemente dalla letteratura. Le ombre sono che, qui è un lavoro di Borowski, che ho preso questo, ce ne sono diversi, ma perché è riassuntivo bene, ci dice delle cose importanti. Ci dice che l'84% è centrato. Di queste 8, che delle 26, cioè quelle non viste, non trovate, 17 erano 3 più 4, quelle che stanno vicine a quel 3 più 3 che potevamo non vedere, quindi sono tumori a bassa aggressività. E la domanda del momento è: e se non vedere quei tumori fosse l'effetto atteso? E qui chiederei: e se finalmente l'anatomia patologica, ascoltando Mr. Epstein, che tu conosci benissimo, cominciasse a dire che 3 più 3 forse non è più un tumore? Ma qui un radiologo, poverino, non c'ha la scienza per poter dire queste cose. Sì, ma tuttora i 3 più 3 vengono operati, i 3 più 4 vengono operati, i 4 più 3 operatevi,
Ma siamo in una zona grigia molto importante, no? Perché l'uditorio non deve pensare che sia tutto così facile, è tutto estremamente complicato. Però, eh sì, ma sai, il primo è prevalente, quindi essendo prevalente. Vabbè, continuo, dai. Continuo perché già. Ecco, le ombre. Allora, in agguata tecnologia è proibito. Proibito fare l'esame di multiparametrica con una macchina che non è adeguata. E qui arriveremo perché ci vorrà una definizione della regione, se poi la convenzioneranno come dicono si potrà anche, dico, lavorare meglio da questo punto di vista. La non osservanza dei protocolli, non ci sono tanti modi di fare la multiparametrica, c'è un modo solo, quello di leggere, scaricare da internet il documento e obbedirlo in maniera adeguata. In esperienza del radiologo, idem, se uno fa polmone è meglio, forse i tuttologi in radiologia non possono esistere più, perché è talmente complicata e talmente vasta che una certa settorializzazione ci vuole. E infine le piccole dimensioni, è un limite, e il Gleason 3 più 3, ho già detto, è un difetto o è un effetto atteso? Questo rimane da dire. Quindi questo l'abbiamo già detto. Indicazioni sicuramente prima di biopsia, che sia cognitiva, fusion o RE o AMBOR, cioè sotto guida di risonanza, o stadiazione locale. Tra le emergenti, la più affascinante è individuazione, esclusione delle neoplasie clinicamente significative, guida alla biopsia, abbiamo detto, e arruolamento follow-up in pazienti per sorveglianza attiva, quella che accennava anche il professor Nicita, cioè si fanno dei controlli annuali e l'esame, se l'ha detto il dottor Partin, vuol dire che è vero perché è quello che ha inventato nomogrammi, l'esame di riferimento per la sorveglianza attiva è la risonanza magnetica, mentre progetti altri venivano, sì, si va in sorveglianza attiva, però ogni 6 mesi fa una biopsia. Quello o si ammazza o si fa operare, scusate. Allora, conclusioni 2, stratificazione del rischio clinico. Quindi io ci metterei questo, poi il Gavazzi dirà di no, ma io lo dico lo stesso, se lo condivide o non lo condivide, mi sembrerebbe di buon senso. Ricordatevi che la biopsia dopo risonanza magnetica non è, cioè, la puoi estendere per vedere la multifocalità con certo criterio, ma essenzialmente è mirata, quindi riduce, deve ridurre in qualche maniera il numero delle biopsie. Poi dipende anche lì da molte cose. 5 FAC, quanto dura un esame? 30 minuti, più 30 che 40. Tecnologia. No, la bobina endorettale non si usa più, il mezzo di contrasto ci vuole una creatinina, se voi lo chiedete deve avere una creatinina. Dopo una biopsia quanto dobbiamo aspettare? 4 settimane, ma se volete la mia opinione anche qualcosa di più, in particolare se il paziente ha fatto una biopsia a 28 mesi, si sta anche 2 mesi prima di poterlo vedere. Grazie.